Vai tipo. Lo Zoo di 105 presenta. Allora io le prometto che entro due ore so da dove lei telefona, va bene? Pronto? Per sole 100 euro, te ne do anche di più se smetti di chiamare. Mi chiamo Emilio Fede, deficiente. Emilio Fede. Contro tutti. Vittima numero uno, Sandra Milo. Giro! Giro! Pronto? Senti. Chi è? Cosa? Chi parla? Mi chiamo Emilio Fede, deficiente. Ma chi è? Mi chiamo Emilio Fede, deficiente. Scusi, ma con chi vuoi parlare? E il telefono è sotto controllo. Quindi? Vabbè, ma sai che si sbaglia. Fai di tua mamma. Emilio Fede. Contro tutti. Vittima numero due, Fabio Volo. Pronto? Sì. Mi chiamo Emilio Fede, deficiente. Oh! Vabbè, ma non parlo male mai di te, cosa vuoi? Ma te dove ti hanno liberato? Eh? Ma tu che esci dai rifiuti di Napoli? Sai che non ho capito? Brigadiere, lasci perdere. Eccolo, hai capito. Ehi, fai pompini tua mamma? Fai pompini tua mamma? Mamma tua, fare p***ini? Dio mio. Tu porco lurido? Mamma fa p***ini? E poi? Mi stai tremando il culo? E poi? Perché il telefono è sotto controllo, capito pezzo merda che non sei altro? Il mio o il tuo? Hai capito pezzo di merda? Hai capito pezzo di merda che il telefono è sotto controllo? Il mio o tuo? Brocio. Sì, va bene. Con padre cornuto, mamma puttana. No. Adesso prendo la mia Vespa, vengo lì fuori da dove lavori tu, e ti do tante di quelle botte. Senti, vaffanculo, la figlia di c***a. Ciao. Emilio Fede. Contro tutti. Vittima numero 3, il funambolico Luca Giurato. Pronto? Chi è? Mi chiamo Emilio Fede, deficiente. Ma qual è Emilio Fede? Ma figurati se cado in questi scherzi, ma figurati, Emilio è un amico, non c'ha sta voce. Ciao. Lui, chi è? Ha detto che ti hanno liberato. Pronto, chi è? Ma tu che esci dai rifiuti di Napoli? Ma con chi stai a parlare, mi fai capire? Mi chiamo Emilio Fede, deficiente. Ma non ci credo che sia Emilio. Emilio non mi telefona così, non ha questo il tono con me, anche se non ci vediamo mai. Oi? Tua madre fai p***i? No. Prima domanda te la faccio io. Non lo so, non c'è più da tanto tempo. Tu porco lurido? Beh, qualche volta può darsi. Mamma fa p***i? Beh, qualche volta e non lo so, non saprei dire. Mi sta tremando il culo? Beh, quando parli di mie emozioni. Come? Questo va. Senti, togliamo la testa al toro, basta questo scherzo. Emilio non fa queste domande e io ho un ottimo rapporto con lui, quindi basta con questo scherzo idiota. Ti saluto. Così non capisco. Ho detto basta con questo scherzo idiota. Emilio non usa questi termini, siamo amici da una vita e non avrebbe nessun motivo per fare seriamente queste domande. Arrivederci. Senti, ma fa un c***o la famiglia di Troia. Che togliamo Emilio Fede contro tutti. Ragazzi, togliamo la testa al toro. Al tonno addirittura.